Il più cordiale Ben Interconnessi giunge a tutti quanti voi, gentilissime amiche, gentilissimi amici, all'ascolto di RDA Radio 1, piattaforma web radio associate WRA, quindi VRA, e naturalmente un saluto a tutti coloro che ci seguono da diversi siti. Da ultimo, non perché l'ultimo in ordine di importanza, siamo anche su Spotify, come siamo su YouTube, come siamo su Twitter, come siamo su Spreaker, e la sigla RDA Radio, tutto attaccato, tutto insieme, no come fanno certi buontemponi o certi opportunisti, RDA staccato radio, RDA radio staccato 1 a numero, RDA radio 1. Naturalmente ci troverete in diversi canali. Questa è la Roma che parte anche oggi 7 maggio con un grandissimo amico, Massimo Penso. Buon pomeriggio Massimo. Ciao Roberto, buon pomeriggio. Come stai Massimo innanzitutto? Beh, diciamo che la cosa è stazionaria, però benino, dai, a breve risolveremo tutto, dai. Vabbè, piano piano, con calma, nessuno ci corre appresso, come dico io. E poi in mezzo a questo grigiore di vita, insomma, ci vuole tante volte anche una nota vivace e frizzante, magari la costruiamo lì per lì, no Massimo? Allora, parlando di frivolezze, perché queste sono frivolezze, si parla di calcio rispetto ai problemi reali, veri, gravi della vita, veniamo alla Roma. Se non altro è uscito con un, la Roma è uscita con un pizzico di dignità in più. Ti do due note rilevate. Allora, la prima, che noi ci aspettavamo un Fonseca ormai con un muso lungo un chilometro, diciamo così, mortificato, invece era come se si fosse tolto un peso dalle spalle, era più sereno, più disinvolto. E poi i giocatori noi li conosciamo, quelli della primavera forse un po' meno, perché li vediamo di meno chiaramente, poi se abbiamo Roma TV li vediamo anche lì, però i due giocatori che sono entrati e che facevano parte della primavera semplicemente hanno dimostrato che lo schema migliore è quello di verticalizzare e non fare troppi passaggi o passaggetti, come si dice in gergo, che dir si voglia, tic toc tac tic. Allora, osservazioni sulla squadra, su Fonseca e sui due giocatori tra virgolette nuovi che ieri sera sono stati utilizzati dal mister. Fonseca è un professionista e come tale si è comportato, da signore anche nelle dichiarazioni, molto spesso chi va via in un certo modo da una squadra, dalla Roma in particolare, insomma non ne esce sempre proprio lindo e casto, magari si leva qualche sassolino dalle scarpe. Lui al momento sembra che sia abbastanza sereno e che ha programmato il suo futuro. Per quanto riguarda la squadra, sono contento che non hanno, come si dice a Roma, sbracato, nel senso che magari si rischiava di prendere un'altra imbarcata e non credo che avrebbe fatto bene né all'ambiente né al morale e né alla squadra. Invece hanno giocato abbastanza al massimo delle loro possibilità, per quanto possibile, quanto ci sia di merito della Roma e di demerito del Manchester, nel senso che il Manchester è venuto ormai tranquillo che aveva già passato il turno, però riemersi anche per il Manchester i suoi difetti, che ha una difesa ballerina come si era visto già nella partita di andata. Purtroppo la mancata qualificazione è tutta nel secondo tempo di Manchester. Purtroppo sì, è vero. Dove la Roma ha sbracato, dove la Roma si è fatta fare un gol dietro l'altro, stava a contenere e evitare di prendere un'imbarcata, e allora a quel punto te la potevi giocare, magari uscendo ugualmente, ma con un'altra situazione, forse più onorevole, magari, chissà. Con un'altra speranza. Io torno a ripetere che quella partita è stata per prima cosa determinata dalla Iella che persegue dalla Roma, con la perdita di tre giocatori, ma due fondamentali come Spinazzola e Veretout, soprattutto Spinazzola stava asfaltando il suo avversario. Van Bissaka era poverino, non sapeva più che pesci prendere con Spinazzola.
E purtroppo è andata così, e non solo tu l'hai persi lì, ma tu l'hai persi proprio anche nella partita di ritorno. E poi c'è questo maledetto secondo tempo dove la Roma purtroppo si è fatta fare il gol in contropiede. Sì, sta ancora sotto. Scusami, Niente. scusa. Niente, niente, è ancora sotto gli occhi di tutti la gara di andata. I giocatori inseriti dalla primavera hanno dato una sensazione di freschezza, di novità, di come più semplicemente si adotta lo schema di Fonseca, non in orizzontale ma in verticale, magari, chissà. Ma io quei due ragazzi l'ho visti spesso giocare, che chiaramente è un conto giocare in Serie A con i grandi incontro la primavera, ma in primavera sono proprio nettamente superiore a tutti gli altri che gli stanno intorno. Sono due ragazzi proprio forti, 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 almeno sono sprecati per la primavera, sono due giocatori che meriterebbero probabilmente di ambire ad altri palcoscenici e fare E a proposito altra esperienza, dei soprattutto due, Darboe che è molto, molto bravo, molto bravo. ci scrive Elena, non so da dove, penso da Roma, ma ha detto, a proposito di quei due ragazzi che avete nominato, ma se il mister l'avesse utilizzato in qualche partita di Serie A, la controprova non ce l'abbiamo però, no Massimo? Ma certo, ma non è che avrebbero risolto i problemi della Roma. In una Roma scialba, in una Roma che senza mordente, non avrebbero, ma sarebbero naufragati insieme agli altri. Tu dici? Sì, Ma sì, nel calcio si gioca in 11, non si gioca mai da soli. questo è vero. Questo è vero. Oh, Fonseca che invece si è scrollato di dosso un peso. Tu hai parlato di professionista ed è così, chiaramente. Però ieri ci è sembrato molto più sereno, come se la fine del rapporto contrattuale fosse, ecco, che mi sono tolto un peso dallo stomaco. Quindi c'era qualche insofferenza da parte anche di questo mister alla fin fine. Non so che dirti se il suo atteggiamento. Lui veramente è stato sempre una persona pagana, una persona che non ha mai cercato alibi, non ha mai cercato scuse durante il campionato, e avrebbe potuto farlo. Basti pensare all'osannato Conte che gli mancavano due giocatori, piangeva come i ragazzini verranno. Quindi oltre a dire che era nel DNA Conte, quello Sì, che è un piagnone come dimo a Roma, anzi come diciamo a Roma, meglio detto in hai italiano, capito. senza la minima ombra di dubbi. E questa fallosità così estrema da parte dei ragazzi del Manchester United non è passata inosservata però. Perché fare certi falli in tackle scivolata quando non c'è nemmeno la necessità né l'urgenza di farli? Ma quello purtroppo, vedi, succede sempre a noi, anche se non ha inciso, stiamo sempre lì a rammaricarci. Un arbitro ci ha negato un rigore netto, un fallo di mano, braccia aperte, dicevo io di come si può non dare un rigore, quello stava facendo c'era un rigore. Poi ti danno 2000 spiegazioni, no, ha preso prima il piede e poi il braccio, ma con un braccio così non si salta così, no? Quindi Certo, intanto sì. danno il rigore, primo. Poi andava espulso il giocatore del Manchester, perché quello è stato con un fallo da omicidio, anche se poi non ti ha preso, ma il fallo, l'intenzionalità è quella che conta, non poi se ti ho preso, perché se ti ho preso per rompi la gamba, No, se ti perché poi, prendo per ecco, il rompi la gamba. giocatore del Manchester si giustificava dicendo che non aveva preso la gamba dell'avversario, però Fa niente, dai. l'intenzione, quando si entra così, si sa che si può prendere anche la gamba dell'avversario o mi sbaglio io? Quando entri così espulsione immediata, diretta. È Sì, solo che. ma esatto, ma lui ha dimostrato insomma durante tutta la partita che molti falli erano fischiati, quindi evidentemente il suo metodo di giudizio era proprio quello. Ha Però arbitrato all'inglese praticamente. sì, ma è un arbitro scarso, perché certe decisioni vanno prese, vanno date, bisogna avere il coraggio di prenderle. Per me rigore, È perché il vero. braccio è Allora, molto largo. ora la finale di Coppa sarà Manchester United Villarreal e io non penso però che il Villarreal sia la vittima sacrificale designata perché con questa difesa ballerina degli inglesi io penso che il Villarreal ci possa andare a nozze, no? Beh, io non lo so, guarda, perché Villarreal io non l'ho visto mai giocare, non seguo il campionato spagnolo, quindi non ti saprei dire, però so che ha fatto un'ottima Europa League, come l'ha fatta la Roma, e anche se andava la Roma in finale era una finale meritata. Tutto sommato il Manchester United è venuto dalla Champions,
recuperato tutti i premiati, i eliminatori, ha fatto 4 partite, 3 partite, e poi abbiamo visto, insomma, è stato anche sotto certi aspetti fortunato, no? La Roma il primo tempo l'aveva, insomma, abbastanza imbrigliata e meritava di stare in vantaggio per 2-1 a Manchester. E poi è successo quello che è successo. Ieri avranno giocato magari con meno intensità, con la mente appunto, ma non con lo spirito, perché entravano e sono entrati abbastanza pallosi. È vero. Ma la Roma meritava il primo tempo di stare almeno 5-2. Oh, e c'è una differenza basilare, me lo sta scrivendo Vittorio, che non è il nostro Vittorio Bellucci, è un omonimo di nome, dicendo la differenza tra il nostro Zego e Cavani. Cavani non corre più come una volta e si vede, però tu a Cavani mandi 5 palloni, 3 te li manda dentro, mandi 10 palloni a Zego, 2 te li mette dentro. Ecco la differenza fra i due centravanti. Sei d'accordo con questa analisi così stringata tra i due? Cioè Cavani è più realizzatore? Più bomber Cavani rispetto a Dzeko, ma Dzeko, io Cavani giovane, Dzeko giovane, prendo sempre Dzeko. Oggi come oggi? Perché Dzeko è uno che è uno che tratta il pallone, è uno che sa giocare a pallone, è uno che fa squadra, che fa reparto, che fa trequartista, sì, certo. che ha visione di gioco, che ha passaggi illuminanti. Cavani invece è il classico lupo d'area di rigore, cioè quello che sta lì pronto. In occasione, poi se uno ha fatto il pallonetto, poteva fare ogni cosa, poteva benissimo segnare tranquillamente, invece ha voluto fare il colpo di classe. Sì. Lì è stato l'eccesso di purezza. E Cavani è sempre stato bomber, uno che ha fatto sempre tanti gol, ma va nell'area di rigore, si inserisce bene, e è vero pure che lui ha fatto 2 gol perché la Roma c'ha una difesa che evidentemente... Che non è difesa, ecco, parliamoci chiaro. Io non critico i giocatori, perché secondo me i giocatori hanno margini di miglioramento, Massimo, da ieri sera, ma non ti è venuta la perplessità che sia anche lo schema di gioco, non tanto i giocatori singoli? Secondo me sono messi male il campo. Forse con la difesa a 4, perché poi adesso arriviamo al nuovo allenatore Mourinho, sempre difesa a 4 arroccata. Io penso che le situazioni vadano meglio alla fin fine, no? Mourinho, come quelli che li prende, o quantomeno non gli fai le goleate, perché Mourinho, se stava sulla panchina a Manchester, aveva messo il curva davanti all'area di rigore. Sì. Come ha fatto con l'Inter, come faceva con l'Inter quando ha vinto la Champions, e contando Barcellona e Chelsea ha messo il pullman davanti all'area e se n'è fregato lui di far catenaccio. Ma José Mourinho poi ha sempre detto che lui non guarda in faccia ai critici, ai sapientoni, se c'è da fare muro e catenaccio prende e lo fa tranquillamente, perché dice poi la responsabilità è la mia, la squadra la conduco io, so io come devo fare. Lui non è per lo spettacolo, non l'è mai stato per lo spettacolo. Lui è un allenatore che le sue doti principali sono intanto che è un allenatore che difende i giocatori in qualsiasi frangente. Vero. E questi giocatori lo sanno, seguono tutti quanti. È un allenatore matico, è una specie di Capello, anche Capello non è che faceva un grandissimo gioco ma erano i giocatori che davano spettacolo e non... che erano gli insegnamenti, sì, di Capello. Non ha problemi eventualmente a lanciare un giovane se è un giocatore che vale, lo fece con Spogna che lo fece giocare, lo stesso Balotelli, quindi voglio dire, non, secondo me Mourinho è l'allenatore che potrebbe essere giusto per quanto riguarda per evitare tutti queste cadute, diciamo, della Roma, di intensità, non lo so, questo non credo che con Mourinho succeda quello che è successo in parecchie partite della Roma, per essere imbarcata di 4-5-0. Poi mi sbaglierò, ma io credo che no, assolutamente. Anche perché poi è una squadra pragmatica, una squadra tosta,
io, su quello che esatto, io riguarda. ricordo che Mourinho, quando approdò in Italia all'Inter, le prime partite non è che andarono bene, aveva un tipo di schema di gioco e dopo che fece un pareggio molto sonoro con la Sampdoria, se non ricordo male, a Milano, disse: dalla prossima partita cambiamo, e si inventò Cambiasso, centromediano metodista anziché mezzala di punta, e quella fu la svolta sua e del giocatore. Io mi aspetto anche per la Roma un qualche cambiamento radicale di qualcuno che rimarrà tra questi giocatori, no? Nel senso che magari ti si inventa un Mancini davanti alla difesa e quattro difensori schierati a rombo nel classico 4-4-2. Oh, che poi 4-4-2 vorrebbe dire due punte. Anche ieri sera, alla fin fine, le due punte nella Roma non ci sono state, perché praticamente non è che Mkhitaryan o qualcun altro potesse fare il secondo attaccante vicino a Dzeko, si alternavano. Con Mourinho cambierà tutto. Ma Mourinho ha un altro gioco, un'altra mentalità, un altro modo di vedere, cioè, ripeto, un allenatore più, meno champagne, più sostanza, e bisognerà vedere gli uomini che ci prenderà, la Roma che riuscirà a mettere, quale squadra riuscirà a mettere su. Certo che deve mettere mano sia al portiere che alla difesa, perché purtroppo i portieri, non è che abbiamo dei portieri di grandissimo, diciamo, effetto, no? Assolutamente, Abbiamo, no. ecco, e Ma allora quindi si secondo me i portieri ritiene, ecco, dovranno. si ritiene ci sono 20 fessure che poi adesso te lo puoi immaginare, sono iniziate le telenovele meglio di quelle di Beautiful, no? Dureranno pure 900 puntate ogni giorno. Si parla del rientro di Olsen con l'arrivo di Sirigu, questi sarebbero i due portieri per il momento indicati per la Roma. Poi, siccome però i Friedkin ci danno gli effetti a sorpresa nel silenzio, più silenzio che si può, io aspetterei prima di parlare, perché Mourinho potrebbe convincere anche altri portieri a venire alla Roma e a rimettersi in gioco. E poi sembrerebbe che non sia del tutto di opposizione verso la Conference Cup, che la ritiene sì una parodia di Coppa, però ha detto: intanto siamo in Europa, cominciamo pure a respirare sempre il clima europeo, anche se magari di seconda fascia. Ma sì, quello senz'altro, perché una volta le squadre facevano le partite amichevoli in mezzo alla settimana per preparare gli schemi, i giocatori facevano partite amichevoli con le primavere, con le squadre di Serie D. Io me ne ricordo, la Roma faceva addirittura le amichevoli tantissimi anni fa con la Tevere Roma, che era una squadra che militava a Serie D, quindi quella potrebbe essere un propedeutica poi al campionato, no? L'incontro di Coppa. Io credo sia importante, ma non mi fascerei la testa se la Roma arrivasse ottava, insomma, non mi interessa, il campionato ormai interessa relativamente, credo che debba interessare più i giocatori che vogliono rimanere a Roma e dimostrare di avere carattere e di essere funzionali in un eventuale progetto di Massimo, Mourinho. però a questo punto, visto che nulla nasce per sorpresa e con sorpresa, perché magari agli occhi di tutti è stato un fulmine a ciel sereno, ma probabilmente questa situazione era preparata già da alcuni mesi. Ti pare che dentro le quattro mura dei Trigoria i giocatori non sappiano già chi deve rimanere e chi deve andare via? Chi dovrà andare via e chi dovrà rimanere? Ma non lo so questo, non lo so, certo se parliamo di quelli che manderemo via pure noi, è chiaro che lo sanno pure loro, che vogliamo parlare di Facio qua Jesus, vogliamo parlare di Perez, vogliamo parlare di adesso mi sfugge qualcun altro, Sì. Ci però insomma, e poi i giornali sguazzano adesso. dentro, ma è Ma, normale. cioè, ma loro adesso capirai, dopo questo buco che hanno fatto con l'allenatore, che nessuno ha detto di Mourinho, ma tutti parlavano di Ormai di allenatori Sarri, ecco, sciacquato, adesso possiamo rivelare l'arcano. Era Sarri, per tutti era esatto, Sarri. per tutti, quindi, no, prima Allegri, Sarri, poi Allegri ci ha ripensato, che un mese e mezzo fa Allegri aveva detto sì alla Roma, io queste No, cose poi le ho ecco, lette, vediamo adesso se ecco, Allegri. se la sono se la cavano Io ti questi. dico che se Allegri tornasse alla Juventus, significa che Cristiano Ronaldo cambia campionato. È da vedere questo adesso, perché se Allegri è stato mandato via anche per le pressioni di zio Cristiano, che disse non è capace ad allenarci in coppa, è chiaro, rientra il mister Allegri e Ronaldo diventa di troppo, perché. Io sono pressoché sicuro,
detto che se la Juventus si potesse liberare di Ronaldo lo farebbe. Sì, in pieno. Ronaldo, tutto sommato, è stato un flop per loro. Forse gli avrà portato pubblicità, gli avrà portato questo, ma quanto gli è costato e che cosa gli ha fatto vincere? Un altro campionato che era nell'Euro 28 e ha vinto il. Poi che cosa ha vinto? Il Champions sono usciti ancora prima di quando non c'era Ronaldo, sono usciti con squadre nettamente inferiori, con Lione, sì. con l'Ajax, queste squadre qua. Per rimanere, per rimanere con un detto famoso del nostro allenatore, perché ormai io Fonseca lo considero ex, zero titoli, questi sono i risultati concreti davanti agli occhi di tutti, no? Quindi da quel punto di vista, no, per la... per cui era stato comprato, sì, perché loro l'avevano comprato per vincere la Champions, quindi invece... Non ha dimostrato che non bastano i grandissimi campioni per vincere la Champions, perché la Champions la vince una squadra e di squadre che hanno grandissimi campioni ce ne stanno 6 o 7 in Europa, certo. E solo una vince, c'è il Manchester City che sono anni che spende milioni di euro, milioni e milioni di euro per arrivare in finale di Champions, guarda quest'anno, dopo anni e anni, ma quest'anno ha fatto altre spese folli, quindi voglio dire, il calcio è così, no? Il calcio è che a volte, non sempre, Davide batte Golia. Sì, 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 no, non sempre, ma a volte quindi, accade. Non è esatto, non è matematica il calcio, non è perché io ho 11 fenomeni o 11 campioni vinco sicuro, no, perché poi perde anche con una squadra che esatto. È completamente inferiore. Domenica mancherà Smalling, però come hai scritto tu ieri a Botta Calda, questo Smalling sinceramente così com'è oggi, attenzione, quindi metto bene l'accento, evidenzio bene la storia, così come oggi non ci serve Smalling, perché non ci fa fare il salto di qualità e non ci riesce nemmeno a tranquillizzare normalmente. Smalling io penso che si dovrebbe vedere che cosa ha fisicamente, recuperarlo con calma, perché poi avremo una nota in più per quanto riguarda la nostra futura difesa, perché è vero che ieri si è fatto male e quindi domenica non giocherà, ma tutto sta apporto di Smalling io sinceramente non l'ho visto ieri sera, non so se tu hai un'idea. No, ma non solo ieri sera, ma quest'anno non c'è stato mai, ha quasi mai giocato, già ha cominciato male, appena arrivato è stato fortunato per un problema al ginocchio, poi gli ha preso la dissenteria, poi gli ha preso la gastroenteria, poi si è fatto rimanere ripetutamente infortuni muscolari, per cui io l'ho visto lui forte Smalling, quindi tra l'altro Mourinho lo conosce molto bene perché ha allenato il Manchester. Certo. Sì, è vero. Direttamente se è un problema suo che magari si porta dietro, che seppure è un giocatore che poi forse da noi ha fatto un buon campionato il primo anno, ma e questo mi sembra di ripercorrere la stessa storia di Burgisso. Fece un grandissimo campionato sì, con l'Agnelli, sì, l'anno dopo ci fece spendere una barca di soldi per prendere Burgisso, che fece un campionato sotto, ma nettamente sotto le aspettative. La stessa cosa è accaduto con Smalling, ora è accaduto per i problemi di infortuni. Speriamo che siano soltanto problemi che si vanno a sommare a tutti gli altri di infortuni e quindi bisogna scoprire la causa, per lo staff tecnico, si cambieranno i preparatori, si cambierà il portiere, vedremo se continueranno a farsi male in muscolari. A quel punto, se così fosse e se continuano a parlare, evidentemente, secondo me, torno a ripetere che il problema principale è che fanno troppa palestra. Oh, oltre questo, allora c'è, se non vado errato, Roma Crotone, no? Il Crotone ci potrebbe dare problemi, no, mi dici, beh, l'ultimo in classifica ormai, no, proprio per quello, perché siccome è svincolato, è sciolto, è già retrocesso in Serie B, per cui non è che deve lottare chissà per quale cose, Serse Cosmi ha dato al Crotone una nuova anima, certi giocatori sono quelli che sono, ci mancherebbe altro, quindi più di quello non possono rendere, però il Crotone ultimo in classifica ha un centravanti a doppia cifra come gol realizzati, che ne pensi? Io penso che se non la prendiamo seriamente possiamo prendere la sveglia anche col Crotone. Addirittura? Guarda che Crotone non è proprio, sì è vero che non è una grandissima squadra, ma insomma si sono sempre impegnati, io l'ho visto alcune partite, l'ho visto anche giocare abbastanza
Beh, ho visto fare almeno per quanto riguarda da centrocampo in su. Poi dopo è chiaro che dietro un pochino diciamo deboli, no? E qua squadre più forti alla fine perdi. Però insomma il fatto che hai detto te che c'è il centravanti che sta in doppia cifra vuol dire qualcosa. Qualcosa insomma, vorrà pure dire. Forse se Cosmi. Ma cioè non è che li fa perché è per lei, li fa. Evidentemente è bravo ed evidentemente c'è il supporto della squadra. È vero, tante come fa a fare tutti i era impredicato di passare alla Lazio come centravanti di riserva, poi invece non se n'è fatto più nulla, per cui adesso vedremo un po'. Per cui io non mi stupirei se la Roma perdesse, perché se la Roma gioca come ha fatto nelle ultime partite che ha campionato, non è che se la porta la casa con il clorone perché è retrocesso. No, anzi, abbiamo dei precedenti, quello con Lecce ce lo ricordiamo tutti perché ci siamo mangiati lo scudetto. No? Ma anche col Venezia retrocesso, la Roma di Capello fece a Venezia 2-2 quando avrebbe potuto stravincere a occhi chiusi. Ha perso l'altro scudetto là. Sì, difatti lì ci siamo giocati il secondo scudetto di seguito dell'era Capello. Certo, quello glielo regalò proprio. Poi, a parte che il secondo scudetto dell'era Capello, quella fu la ciliegina sulla torta, ma squadra di Capello fece 8 pareggi con tutte le squadre della parte classifica, quindi tutte squadre che o sono andate in Serie B o che stavano lottando per la Serie B, quindi fece 8 pareggi con quelle squadre. Capello aveva 5 punti di vantaggio prima di Roma-Milan di gennaio, se fu Roma-Milan a Roma, vinse il Milan 2-1 e la Roma aveva 5 punti di vantaggio sul Milan, certo, in quel preciso istante. Quello è uno scudetto che il grande Capello ha perso lui. È vero. Marco Ferazzoli da RDR Radio 1 di Spotify, io mi devo abituare che siamo pure su Spotify, quello gratuito, chiaramente. Marco Ferazzoli, vorrei sapere dal che cosa ha scritto, scusate se non mi date gli occhiali non focalizzo. Allora ha scritto vorrei sapere dal signor Massimo Penso se ritiene che al primo botto con Mourinho almeno uno scudetto, una Coppa Italia uscirà fuori. Non è che Mourinho c'è la bacchetta magica, non è che nemmeno sto fenomeno che si dice. È un buon allenatore, in alcuni momenti della sua vita è stato un ottimo allenatore perché ha vinto quello che ha vinto, però dobbiamo dire che negli ultimi anni sono più gli esoneri che le vittorie. Sì, anche perché se vai in club che non possono attendere lo sviluppo di un programma o vinci o te ne vai. Non è che facciamo adesso perché sta Roma Mourinho è un fenomeno. Io sono moderatamente soddisfatto. Stiamo coi piedi per terra però, no? Giustamente. Sì. Ma sì, perché per me Mourinho può darsi che sia l'allenatore che ci vuole per questo ambiente, come ci voleva per questo ambiente, e Mourinho su quella falsa riga. Esatto, per quanto riguarda il resto, poi vediamo, bisogna vedere quali saranno gli investimenti, i giocatori che li compreranno. Io vi ricordo e ragionare che nel campione Serie A ci sono pure gli avversari, non è che ce la giochiamo da soli tra noi, o no? Ma Capello, il primo anno che arrivò alla Roma, che ci aveva è arrivato sesto o settimo. Se non ricordo male, settimo, sì. Ecco, non è che ha vinto lo scudetto subito lì, poi dopo gli hanno comprato e Samuel e Emerson, e poi c'aveva Battistuta, e poi Montella e Totti. Insomma, la squadra c'era. Ascolta Massimo, io vi ricordo che c'eravamo Candelà e Capu, non è che è vero. Candelà e Capu. Oh, andiamo sul rush finale di oggi. Allora, lasciando stare il folklore romanista laziale, quello lo mettiamo un attimo da parte. A me è venuto il sospetto che il signor Di Canio, nelle sue dichiarazioni negative su Mourinho, cioè Mourinho è arrivato alla Roma perché ormai è bollito e ha finito il suo ciclo, ci sia probabilmente un pizzico o una tranche di acredine profonda tra queste due persone. Potrebbe esserci, perché tutti sui social a criticare ma da Lazio, è laziale, è da Lazio che deve dire. Io invece nelle frasi che ha detto ci vedo molta acredine, che poi noi non ci dobbiamo esaltare prima di giocare, questo è fuori discussione, però le parole di Di Canio mi sono sembrate molto aspre, perché poteva dire tranquillamente per me è un ex allenatore, finiva lì il discorso, invece
come posso dire, ha infierito, ha messo il dito sulla piaga e non penso che sia spinto da motivi di folklore, di tifo romanista, laziale, biancoceleste, giallorosso, no. Che idea ti sei fatto? Ma potrebbe dare un'idea, non conosco la storia di Gagne e di Mourinho, però so che forse hanno giocato, si sono incontrati in Inghilterra, perché Di Cani è stato parecchio in Inghilterra, ci ha giocato, e anche se in periodi differenti forse, ma lui insomma credo che abbia vissuto anche in Inghilterra Di Cani, quindi può Sì, darsi sì, che ci sì. sia stato qualche diatriba, qualche Sì, scontro, perché se no la infame. sono molto Lui aspre, gioca no? anche nei Fumantini, quindi sono due Fumantini, e ci può essere stato questo, Come no, come quindi no? Anche perché se no io ricordo. tranquillamente posso dire, secondo me Mourinho è un ex allenatore, finiva lì, no? Se invece Ma insisto, anche insisto. perché per uno che fa televisione, uno che fa come Di Canio, che sta in un grosso network come Sky, cioè così in basso, credo che sia stata un autogol, no? Lui Certo, deve dire, sì. come hai detto te, appunto, no, per me Mourinho non è quello che era una volta, e magari E per lì te finiva il Mourinho, discorso, era un giudizio come un altro, no? esatto, ma bisogna vedere quel WhatsApp audio dove l'hanno registrato, qualche amico suo Ha fatto lo scherzo cinese, sì, certo, potrebbe pure esatto, ha essere, è fatto lo vero. scherzetto. Perché lui non credo che direbbe mai, e del resto non ha mai detto una cosa del genere su Sky, insomma, no? No, se non l'ha detta su Sky, è vero, non l'ha detta quando stava in onda da Allora Sky. evidentemente è stato carpito in buona fede, nel senso quello che ha detto è quello che pensava, evidentemente, Oh, oppure l'ha detto al suo amico laziale, potrebbe pure essere, ho pensato anche quello io, però non lo forse so, non. ho la sensazione che potrebbe esserci una credine personale e non di gioco del calcio, e né di Roma e Lazio. Ecco. Ma ci potrebbe essere, sì, come no, per carità, ci può essere tutto, però Sì, io per carità. non ho idea, A non ho idea, proposito, ripeto. sì, ok, grazie da Napoli, dobbiamo andare in chiusura, però questa la dobbiamo dire. Allora, DAZN sulla carta ha preso i diritti di Serie A per i prossimi 3-4 anni e quindi deve programmare e far vedere le partite di Serie A. Le coppe sono rimaste tutte a Sky e fino a qui ci siamo, ma la sorpresa fuori Pasqua è quella che la Serie B è stata ripresa da DAZN, cioè nel senso che per comprarsi la Serie A 840 milioni di euro hanno dovuto cedere la Serie B, che è tornata a Sky. Sky ti fa l'offerta che dal 1 luglio al, se non vado errato, al 5 di settembre non fa pagare Sky Calcio a nessuno, l'importante è essere abbonati al pacchetto base. E forse, non so se il Massimo vede questa ipotesi, dovranno arrivare a un accordo a metà, perché allora la Serie B, se vuoi, te la devi fare Sky, la Serie A, se la vuoi, te la devi vedere su DAZN. Se fanno un accordo al 50% sugli stessi canali satellitari praticamente di Sky, dati in subaffitto a DAZN, si potrebbero vedere e le partite di Serie A e le partite di Serie B. Che ne pensi? Sky qualcosa dovrà fare, perché io credo che se non fa campionato di Serie A perderà molti abbonati, perché non è che io per esempio ho già disdetto lo sport, che non mi interessa il prossimo anno, perché la Roma non partecipa alle coppe, per cui io non parlo per vedere la Juventus, mi addormento se vedo altre squadre, quindi ormai Certo. sono vecchio e mi addormento, questo solo la Roma. Per cui se non c'è la Roma, disdetto. Immagina se anche il campionato non ci avesse. Io darei la disdetta anche per quanto riguarda il calcio, e come me moltissimi altri. Per cui qualcosa dovranno trovare. Quello Alla che ha fatto fine. Sky in questo momento ha soltanto interrotto il pagamento del canone di abbonamento del calcio dal 1 luglio al 30 settembre. Ma Questo ha questa è una fatto. vetrina di ritorno, un ritorno d'immagine da No. paura, No, no? vabbè, ma l'ha fatto per favorire, far agevolare proprio quelli che già sono clienti. Non è Sì. che se tu ti iscrivi tu fa pagare. No, quello Capito? no, quello sì, però. Lui l'ha sospesa a chi è già abbonato, quindi io che sono abbonato non pago dal 1 luglio al 30 settembre, Esatto. non pago i Quando
quando. mensili, 15-18 euro mensili. Quando lo chiedemmo noi anni fa perché il campionato si fermava e Sky Calcio non aveva ragione d'esistere, ci risposero che ormai l'abbonamento valeva 12 mesi anche quando non c'erano le partite di mezzo. Vabbè, si cambia linea, si cambia linea editoriale. Poco, però insomma loro mi pare che hanno riaccreditato 30 euro per Sì, esatto. la Oh, garanzia. Valentina mi scrive, Valentina della nostra redazione, chiaramente mi sta ricordando, ricorda a Massimo che hanno preso Sky anche la Conference Cup e se la Roma arrivasse settima, la Roma in Europa, anche se di seconda fascia, ci sarà però. Sì, ma io già non vedo come si la Europa League, figurati se vedo la Conference Cup, e poi il modo per vederla la trovi sempre. Sì, quello. Vado sul telefonino, ma la guardo sul telefonino senza pagare niente. Quindi Oh, voglio dire, in streaming si vede tutto. Massimo, ma se invece rimettessero la completa libertà che se io voglio una squadra sola, sia che sta in campionato, in coppa, dove sta, l'importante è che vedo solo la mia Roma, no? Ma perché non si può fare più? Perché io mi abbono alla Roma per tutto un anno, la Roma gioca tre coppe, quattro coppe, due campionati, quello che vuole, io mi vedo solo la Roma, andata e ritorno delle partite dove c'è la Roma, le altre vedo i flash sulla domenica sportiva, penso. Ma non è che te fai, non è che io non so quanto tu possa risparmiare, perché guarda che il pacchetto calcio costa, mi pare, 15,80 euro, una cosa del Sì, genere, sì, 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 sì. al mese, che sono pari a 180 euro all'anno, solo per vedere la Roma, va bene? Ma se ti fanno pagare le partite, quando tu le guardi in prima fila, lì, preview, quello che sia, come si chiamano, fai 10 euro a partita, metti pure che te la fanno pagare 8 euro a partita, 8 euro sono quasi 100 euro, Ma certo. e mi pagheresti la metà, ma Cioè, alla fine non la metà conviene, magari mi vedo solo la Roma pagando gli stessi soldi del campionato, è vero, è vero, è capito, vero. quindi non è quello, non è un fatto commerciale, il problema è che se ne va da zona è chiaro che Certo. parecchia gente disdice l'abbonamento, eh. Guglielmo da Twitter, da RTR Radio 1 di Twitter, ci scrive: vorrei sapere dal signor Massimo cortesemente se si annoia vedendo le partite di calcio estero rispetto a quelle italiane. Ma io guarda, io purtroppo non faccio più testo, non faccio più testo perché con l'andare avanti degli anni ho cambiato anche interessi, voglia di vedere le partite. Prima vedevo anche le partite della primavera, i bambini, quello che c'era vedevo, avevo tantissimi, no, difficilmente vedo le partite Sì, è due pure. misure, certo, Perché? Perché sì. da che cosa dipende? Dall'importanza dell'altra squadra? Da cosa dipende? Non Perché la esiste. Juventus, c'è stato tutto quello che è successo con Suarez, chiaramente taroccato, no? Per parlare italiano, gli hanno preparato tutto sotto traccia, sembra che ci fosse di mezzo Paratici, che è il direttore sportivo della Juventus. Speriamo di. Agnelli dichiara Iosser ogni. Gestiamo qui con Hobby perché ci fa ancora piacere fare radio, parlare al microfono e dissertare del più e del meno. Massimo Penzo, un grande abbraccio, mi raccomando, sempre fate un saluto alla tua gentile signora e alle famiglie di Valentina e di Mario, come al solito. Grazie, un saluto anche a te e buon fine settimana, un saluto a tutti i Radio Web ascoltatori. Grazie, Ok, ciao, ciao, grazie a te ciao. Massimo, ciao ciao. Ringraziamento al simpaticissimo Massimo Penzo, noi ci fermiamo un attimo tra un po' il prossimo collegamento.